Salve a tutti, Franz, al vostro Supercorris. Abbiamo ripreso il pad vecchio oggi perché lo vogliamo rispolverare. Speriamo che il drift non ci fa passare la voglia. Ragazzi, guardate qua. Primi con 49 punti, 45 l'Inter, 45 la Lazio. Dobbiamo cercare di fare una bella gara. Nella classifica cannonieri, Ibrahimovic ormai se n'è andato. Andiamo a vedere un po' la nostra prossima sfida. Sarà con... Io non sto facendo mercato, nulla, raga, dobbiamo correre perché sennò la finiamo sta carriera. Perché esce il nuovo gioco? Esce il nuovo gioco, quindi dobbiamo essere belli liquidi. Gestione squadra. Dobbiamo essere belli liquidi per aspettare il nuovo FIFA, che sembra promettere bene. Ma tutti gli anni lo diciamo e poi alla fin fine è sempre una cagata. Una cagata, è sempre molto simile a quello vecchio, ma alla fin fine a noi che ce frega. Tanto l'abbiamo giocato quest'anno per la prima volta, sì. FIFA 21 l'ho preso quando non costava nulla. Cambiamo la formazione, mettiamo Ibra Cadabra per il titolare contro la Salernitana. Ah, piove pure. Seguiremo lo sviluppo del nuovo gioco, ragazzi, che è importante, perché lo porteremo su questi canali. Iscrivetevi a questo al primo canale, come sempre, ragazzi, lasciate un like, seguitemi su tutti i miei social, sul canale Telegram delle offerte. Supercorris offerte Amazon, dove questi e tanti altri giochi sono sempre in offerta. C'è il canale Fitness Corrado Esposito Personal Trainer. C'è Fruit Lab, c'è Twitch e c'è il canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram per le news in anteprimi sondaggi ghiotte. Si parte, Franz, formazione tipo del Milan. Ci sono davvero tutti. Oh, Leao! Oh, Leao, che cosa ha fatto? Oh! Per poco. Parte bene il Milan, con Leao subito sugli scudi. Oh, Tonà, e dai! Pallone recuperato. Milan che viene avanti e prova a rendersi pericoloso. Ah, fallo! Ma guarda là, va. Ma sto gioco ce l'ha con noi, porco zio. Il Milan sta attraversando un buon momento anche dal punto di vista fisico, come dimostra il successo nell'ultimo match contro la Fiorentina. Vorrei da te un pronostico per questa sfida. Vengono da un 3-1 in trasferta che lascia ben sperare per questo impegno. Se è vero che vincere aiuta a vincere, si supera il portiere. Ma è con Magnanone. Ma ha reagito in una frazione di secondo. E che cazzo fa? Lo portiere fa. Occhio al tocco in mezzo. Girata di testa che non ha inquadrato lo giri in giro. Parte il Milan. E il portiere, massima serenità, l'ha accompagnata fuori con Bolo. Tonalo. Le squadre che sono agli opposti con la squadra di casa che vanta il miglior attacco del torneo. Oh! Dai, ma cazzo, ma sto davanti io, ma come cazzo fa? Maiam, su. Lo sappiamo bene quanto sia strano il calcio. Le partite vanno giocate e vinte sul campo. Il portiere si oppone, ma il recupera senza attacco il portiere che poco fa invece si è superato per evitare il gol. Parte il Milan su. Ripensando quella parata. Parte il Milan. La palla dalla porta. Lottalo per il possesso palla. Buono il pressing. Sì, ma porco zio, ma tutto a loro sta da dai, mannaccia Eva. Salva tutto qui. Oh, come si intrufola! Grande uno contro uno. Si libera bene qui. Madonna, che cazzo ha fatto Prime Diaz! Pazzesco, scarta tutta la squadra avversaria Diaz! Follia del folletto del Milan. Numero 10. Che cazzo ha fatto, voglio. Pazzesco, guardate là. Ma qua già è finita l'azione. La poi messa con una botta dalla media distanza che il portiere non ha nemmeno visto partire. Cioè, follia di Diaz che scarta tutti gli avversari. Yebba. Passa il Milan. Hanno aperto le marcature con questo gol. Oh, e dai, Kadama, che cazzo salti, porco zio. Intercetta il passaggio. Valeao, Valeao. Va Lucas, Valeao. Campo sulla fascia. Intercetta un pallone molto pericoloso. Raga, io non li vedo bene i giocatori, dico la verità. Io sono daltonico, per me sono tutti quasi simili come colore. Ibra. Vede Teino. Porco di Lourdes. Muove molto bene il pallone qui il Milan. Efficace il... Pazzesca azione. Diaz infervorato. Vede Cadabra. La mette, ma Cadabra non va.
la gioca vicino, prova la botta, conclusione intercettata. Oddio! Valeao. Allenatore che decide di arretrare il baricentro della squadra. Costa quasi morta. Gli avversari a sfruttare eventuali spazi per la ripartenza. Ma porco Diaz! Va Lucas che te frega. Difensivo. Arbitro che ferma il gioco per consentire di valutare meglio l'entità dell'infortunio. Sì, dai, buttatelo fuori dal campo. Chi è questo? Rimette il pallone in gioco. Sì, ma non gliela volevo ridare io. Sbaglia il passaggio, regala il pallone. Vai a ma. Rischia il Milan. Potrebbe in questo crossare. Momento. Buona copertura difensiva qui. Va Diaz. Ecco te Hernandez. Niente, te Hernandez in culo assorto. Babbo. Insomma. Buonazzoli. Preferiscono muovere il pallone per crearsi degli spazi e arrivare al pareggio. Porco zio, l'ha acchiappato. Cedendo il corner. Occhio al cross in mezzo. Palla allontanata. No, levala da là. Potevano far male da lì. Parte Leao. Si invola. Milan che avanza. Può metterla dentro. E mettila! Cristoforo Colombo. Gagliolo. Gagliolo, Lucas, Gagliolo. Riconquistano palla gli avversari. Parte Leao. Non è solo. E picchialo, tiri un cazzotto, porco zio. Già, Eva va. Vediamo cosa fa ora. L'arbitro non interrompe, c'è norma del vantaggio. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano negli spogliatoi, 1-0. Molto bene. Secondo tempo, non cambia il Milan. Comincia il secondo tempo mentre la pioggia non accenna certo a diminuire. Dai. No, perché dovrebbe avere un sensore che capisce quando fa il passaggio perché già avevi premuto. Cazzo, non lo fa il secondo, cioè. Che cazzo ci vuole? Strambolo, va. Oh! Cadabra, madonna, abbiamo trovato uno più lento di noi. No! Non è finita. No! Che si è mangiato Ibra! Porco zio! Colpo in casa Betis, era un giocatore seguito da tempo dagli osservatori del club andaluso. Porco zio! Stiamo parlando di un prospetto dal grande futuro, ha le qualità per diventare uno dei migliori del suo ruolo, numero uno. Deve lavorare ancora parecchio, ma il tempo è dalla sua parte. Parte Rafa! Non parte più. Parte Diaz! Ma dai, Diaz, mangula quella prostituta! Si fa vedere Ibra, tiro respinto. Si fa vedere Kadibra. Sì, ma dai, Erna, ma se sei il triplo più veloce da stu, cioè, smaiam, ci ho piacere. Vado una botta. Guadagna metri. Vogliono ragionare e attendere il momento giusto. Oh, Maicone! Parata eccezionale questa! Devono assolutamente riorganizzarsi, hanno bisogno di energie anche psicologiche in questo match. Entra Ribery. Cross verso il centro dell'area. Tentativo impreciso. Ma che sti fa? Ma guarda questo, guarda là. C'è possesso per il Milan dopo il vantaggio. No, dai, porco zio. Allora, sarà calcio di punizione. Intervento sanzionato con il cartellino giallo. Che sarà? Che sarà? Rebic. Si fa vedere in avanti. Brahim Diaz. Madonna Diaz!
Sfonda Diaz! Porco Diaz! Una partita che sicuramente non vorrete perdervi live qui su IE. Ah sì. Ho visto in azione questo. Ammetto di essere rimasto sorpreso dalla qualità del loro gioco. Speriamo possano darcene una dimostrazione anche nella prossima partita. Rivi un po' pigro questo. Conclusione che non può creare problemi questa. Era ben posizionato, non ho avuto difficoltà a bloccarla. Mi chiedono la linea perché è cambiato qualcosa nel match del Genoa. Prima rete del match per il Genoa. Punteggio che ora è sul 2-1 quando siamo giunti al 66esimo. Grazie. Oh, fallo! Andrà, sto troppo concentrato. Possesso regalato. Occhio che guadagna mezzo. Eh no, cazzo. Non concede nulla all'attaccante. Ah, vaffanculo, bastardo. Non perdetevi il prossimo incontro, sempre qui su EA TV. Pier, è una di quelle partite che non mi perderei per niente al mondo. Non sto più nella pelle. Può crossare da lì. No, questo fa le passaggi. La palla in attesa nel momento giusto. Buona. Ma male, persone. Questo è più scandaloso di noi. Sì, ci ha provato, dovrà far meglio la prossima volta. Esce il Milan. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. C'è il fischio. Sì, mannaggia Gribbi, ancora finisco a fare il passaggio, già fischiato. Ma che cazzo di fischi? Ah, scemo. Pallone che viene riconquistato. Ecco Hernandez. È molto cazzi vostri. Attenzione perché è pericoloso. Attenzione perché... No, oh, cazzo! Doveva fare un passo di più lì, cadabra. Anche ai fotografi. La gioca vicino. Cross murato dal difensore. C'è grande pressione su di lui. Conclusione ribattuta. Dai! Qualcuno che ci mette ste cazze di zampe. Possono ripartire, attenzione. Ribéry, portiere che allontana senza... Oh, Magnan! Esce il Milan. Senza fretta. Rebic, minuto 85, stanno amministrando il vantaggio. Ma ovviamente la partita è ancora aperta. Vabbò, Lea, vola mamma. Che successo. Retropassaggio, il Milan amministra. Diaz perde tempo. Rafael Leão. Muove molto bene il pallone qui il Milan. Che sarà che sì. Ottima lettura, buona. Un'azione pericolosa. Ci sarà un minuto di recupero. Si fa vedere Ibra. Occhio a Ibra qui. Oh, di nuovo Ibra, pazzesco, pazzesca, raga. Azione pazzesca. Definitivamente la partita. C'è la sostituzione, abbandona il terreno di gioco. Palla verso il centro dell'area. Ah! Ci prova il Milan, non ci prova mai da calcio angolo. Squadra di casa, tre punti importanti. Ci sono vittorie. Sofferta, ma vittoria. Ragazzi, grande vittoria con un gol pazzesco di Diaz. Però ci siamo mangiati parecchi gol. Andiamo a vedere un po' la classifica. Jebbala. Leao proprio inguardabile. Ah, mo ci sta la Coppa Italia. Mo non ce la fai della classifica. No, che cazzo sto premo. Niente, raga, vedete? Non ci voglio sta cazzo. Non mi ricordo dove sta la classifica. Vabbè, raga, comunque siamo primi. Ci sarà poi adesso la... i quarti di finale di Coppa Italia con la Roma. Farò il video. E speriamo bene. Dai, ci stiamo divertendo e stiamo facendo un gran campionato. Ciao, aglio.